ragazzi, buona giornata a tutti. Oggi vi parlerò di un fenomeno molto importante. Vi parlerò delle cosiddette scie chimiche. Le scie chimiche sono correlate a un argomento che, per così dire, non sa nessuno, che è quello delle piramidi. Infatti, se noi andiamo a constatare le distanze che ci sono tra le varie piramidi e le dimensioni, queste corrispondono, hanno esattamente proporzioni geometriche a quelle che possiamo riscontrare nei nostri astri all'interno del sistema. Cosa fai tu, impostore? Vattene! Vattene, impostore! T'ho detto mille volte di non rompermi il cazzo e di non entrare nella mia trasmissione. Guarda, scusate ragazzi di questo piccolo imprevisto. Quello che c'era prima non ero io, chiaramente un impostore. Tra altre cose anche stupido, perché non è in grado di imitare la mia voce. Se ne sarebbero comunque accorti tutti che non ero io l'Andrea Bruno, quello originale. Allora, vi parlerò quest'oggi, come introdotto il mio sosia poc'anzi, delle scie chimiche. Tuttavia non vi parlerò delle scie chimiche dal punto di vista del mistero, dell'esoterismo. Quelle cose lì sono tutte cavolate inventate per discreditarmi. Ecco, continuo a ricevere mail: Andrea, perché tu non vuoi parlare delle scie chimiche? Tu ci giri attorno all'argomento, fai finta di niente, perché ogni tanto tu alludi però non vuoi mai entrare nell'argomento, sei anche tu un complottista, dai, ammettilo, tutte queste mail qua. No, io vi parlerò delle scie chimiche dal punto di vista tecnico. Allora, come voi ben saprete, le scie chimiche non c'entrano, non sono correlate affatto con le misure delle piramidi, tutte queste minchiate qua. Le scie chimiche sono, diciamo, quelle nuvole che assumono forme molto particolari, sono tante volte delle strisce, delle nuvole che sono siluriforme, che sono provocati dal cosiddetto sistema ARPA, un sistema messo a punto per emanare onde, raggi radio elettromagnetici. È un apparato militare. Fai tu qua nella mia trasmissione, vattene fuori dal cazzo, via, via. Non si può stare niente. Scusatemi, via. Ragazzi, quello che avete visto prima era un sosia. Tra le altre cose, non mi sa nemmeno imitare, perché come avete visto tutti, gli mancava il famosissimo cappellino da ideologo pensatore, che è anche il cappellino che usano tutti quelli che fanno ed esercitano professioni intellettualmente utili, come per esempio i webmaster. Ecco, gli mancava il famosissimo cappellino, per cui uno che poi mi conosce bene guardandolo capiva benissimo che non ero io. Allora, io non vi voglio parlare affatto delle scie chimiche, di queste minchiate qua, vi parlerò invece di un argomento molto particolare e molto interessante. Vi parlerò quest'oggi di una mia invenzione in grado di cambiare il mondo. Ormai ho raggiunto una certa popolarità per quelle che sono le invenzioni e quegli accorgimenti dal punto di vista energetico. Perché sto puntando tutto nel trovare e ideare soluzioni che risolvono i problemi energetici? Perché i problemi energetici sono il nostro futuro. Se noi riuscissimo a risolvere tutti i problemi che abbiamo di carattere energetico, avremo un mondo più giusto, che non dipenderà più da giochi geopolitici per riuscire a impossessarsi delle zone in cui c'è il petrolio e il gas. Avremo un mondo più libero e anche ecologicamente meno inquinato, quindi ci avvicinerà noi tutti di più al contatto con la natura. La natura è anche un elemento che io apprezzo tantissimo, come credo anche tutti voi. Allora, quest'oggi qua vi parlerò di una invenzione molto particolare. Vi ho già parlato della mia invenzione, quella del vettore a levitazione gravitazionale. Vi parlo di una invenzione che ha alcuni aspetti molto simili, però è molto più semplice da realizzarsi. Allora, come tutti voi saprete, per riuscire a riempire e compiere delle distanze, ma forse voi non lo sapete, comunque ve lo dico io, non è bisogno di impiegare dell'energia. Se io da qui voglio andare 100 metri più avanti, oppure nello spazio io voglio compiere un anno luce da un punto all'altro, non è che mi impiega energia, cioè non devo impiegare energia. Ecco, questo, diciamo, è un elemento tecnico molto importante. Noi possiamo sfruttare questo principio della fisica
anche per riuscirci a spostare con i nostri mezzi di trasporto. Okay. Per riuscire ad andare da un punto all'altro non bisogna diciamo impiegare dell'energia, non, ovvero l'energia che si impiega la possiamo recuperare e possiamo non buttare via l'energia. In questo modo noi riusciremo a spostarci a costo zero anche a velocità attualmente proibitive. Il discorso è questo: un oggetto, ammettiamo, faccio l'esempio di un'automobile per fare 100 metri, perché consuma benzina? Da cosa è dovuto questo fatto qua? È dovuto al fatto che ha bisogno prima di tutto di vincere l'inerzia iniziale, per cui ha bisogno di un motore che dia una spinta iniziale, ha bisogno anche di vincere degli attriti, gli attriti delle parti meccaniche del motore, l'attrito volvente delle ruote, l'attrito radente, l'attrito anche dell'aria che si oppone alla forza del veicolo, per cui questa energia è solamente, che consuma la macchina per fare i suoi 100 metri, per spostarsi, è solamente impiegata per andare a distruggere, a compensare, a far fronte agli attriti derivanti da questo spostamento. Uguale, la stessa cosa nello spazio: se io sposto qualche cosa di un anno luce, 10 anni, cioè non è che mi comporta dell'energia, quella cosa lì quando ha raggiunto il suo moto, quella cammina, poi quando si fermerà magari va a impattare contro un altro oggetto, oppure la fermiamo con qualche altro sistema dall'altra parte del nostro sistema solare, cederà l'energia che ha accumulato per avere la sua spinta iniziale all'oggetto in cui va a impattare, per cui questa energia la mantiene e noi la potremo anche recuperare. Allora, la mia idea di inventare un mezzo di trasporto che non consuma energia consiste in un accorgimento molto semplice. Noi possiamo fare dei collegamenti tra le maggiori città europee e del mondo esclusivamente con dei piccoli tunnel. Dico piccoli perché sarebbe anche poco costoso da realizzare, diciamo dei tunnel con un'altezza ipotetica, poi si può anche cambiare, di 1,5 metri. Questi tunnel, fatti per far passare al suo interno dei trenini che non hanno attrito, perché lievitano col sistema della levitazione magnetica, per cui loro levitando nel tunnel non hanno l'attrito volvente delle ruote e non hanno anche l'attrito delle parti meccaniche del motore, perché non hanno il motore. Sono fatti esattamente questi trenini come i treni a levitazione magnetica che conosciamo adesso. Adesso non so se i motori che conosciamo adesso qualcuno abbia il motore al suo interno, però usando la levitazione magnetica si può fare che parte del tunnel è il motore stesso. E lui, praticamente il motore non è nel treno ma è in parte del tunnel per dargli l'accelerazione. Questi tunnel devono essere completamente sottovuoto. Noi abbiamo dei tunnel che collegano le varie città, completamente sottovuoto e il più possibilmente dritti possibili per poter offrire un comfort al passeggero. In questo caso qui noi nel tunnel potremo teoricamente raggiungere e superare senza nessun problema le velocità che raggiungono gli aeroplani e anche superarle molto agevolmente. Noi possiamo già pensare che attualmente i treni a levitazione magnetica, come per esempio a Pudong nell'aeroporto di Shanghai, c'è il treno che porta in centro città, il Maglev, che va a circa 500 all'ora senza essere intubato in un tunnel in assenza d'aria, e poi essendo anche molto grosso, ha le dimensioni di un treno di quelli che conosciamo noi, per cui è abbastanza grosso, per cui si potrebbe realmente raggiungere una velocità molto elevata in dei tunnel con estremamente messi sotto vuoto con l'assenza di aria. Questi treni praticamente riuscirebbero a percorrere le distanze tra le città in pochissimi istanti e senza consumo di nessun tipo di energia, perché l'energia data dal tunnel per raggiungere la velocità di crociera poi verrebbe recuperata in fermata nella stazione di arrivo, per cui
non avremo consumo di energia dovuto agli attriti, non l'energia che noi impieghiamo per dargli lo startup, ovvero per vincere l'inerzia e fargli prendere velocità, verrà tutta recuperata nel sistema tunnel della stazione del Rio. Praticamente questo sistema qui di trasporto consiste in dei tunnel al cui interno viaggiano dei treni a levitazione magnetica. Questi treni non consumano energia, il motore consiste nella loro stazione e la stazione ferroviaria è in grado sia di dargli la spinta che recuperarla con il sistema reverse del motore magnetico. Il tunnel stesso è il motore magnetico, non è il treno, e recupera l'energia. Quando il treno torna in stazione viene recuperata tutta l'energia che è stata utilizzata per far partire questo treno. Salve ragazzi, apprezzo tantissimo il fatto che a voi piacciono le mie idee innovative dal punto di vista ecologico e quindi anche rispetto... Che devi morire! Sì, sì, adesso però sì, ma devi morire! Come stavo dicendo, vi ringrazio tantissimo per il fatto che voi state apprezzando le mie idee rivoluzionarie e innovative dal punto di vista ecologico. Ok ragazzi, chiudo qua, spero di avervi fatto cosa grata con questa mia bellissima invenzione e delego alla vostra fantasia come migliorare e perfezionare questa invenzione in grado di cambiare il mondo. Potete immaginarvi un futuro in cui gli aerei vengono sostituiti da queste navette intubate nei tunnel che collegano una città all'altra, e si possono anche creare dei collegamenti intercontinentali che permetteranno alle persone di spostarsi più velocemente che con l'aereo e senza l'utilizzo di energia, risparmiando quindi sul carburante, perché gli aerei per prendere il volo, per decollare, consumano tantissimo carburante, tutta energia che viene trasformata in energia termica e non può essere recuperata. Ok? E ci sentiamo alla prossima!